giornata da record per il Carnevale di Fano 2015 che, nonostante il tempo incerto, ha chiuso con 60.000 persone all'ultima delle sfilate domenicali. Tra questi migliaia di turisti, circa 300 i camper arrivati in città, oltre 500 i bambini che hanno sfilato al mattino e più di 200 i passeggeri giunti da Rimini con il treno a vapore che ha fatto tappa alla stazione fanese poco dopo mezzogiorno. Ancora una volta a farla da padrone sono stati i maestosi carri allegorici, dai quali sono piovuti 80 quintali di cioccolate e caramelle pronti per essere raccolti o presi dalle migliaia di prendigetto, le colorate cornucopie che quest'anno hanno avuto la meglio sui pericolosi ombrelli, grazie anche all'ordinanza del sindaco. Insomma, un'edizione caratterizzata da un crescendo di numeri, divertimento, dolciumi e pubblico, con tribune e poltroncine riempite in ogni ordine e centinaia di famiglie in maschera. Tirare le somme è stato il sindaco di Fano Città del Carnevale, Luciano Cecchini. Come ente carnevalesca super ultra stra soddisfatto, perché è andato tutto liscio, è stato un crescendo rossignano e oggi veramente abbiamo super ultra gremito tutta la città di Fano, dal mare al centro storico, facendo veramente una bellezza di gente in tutti i nostri locali, finalmente in tutti i bar, e finalmente possiamo dire che il carnevale ha colpito nel segno. Soddisfatto anche il sindaco Massimo Seri, che ieri ha accolto Jeff Harrison, il collega di St. Albans, la città gemellata con Fano. Oggi sono arrivate da tutta Italia, molti pullman, molti camper, alberghi, hotel tutti pieni, ristoranti pieni, veramente un grande successo, e la festa è assicurata e devo dire che c'è tanta partecipazione, quindi non potevamo pretendere di più. I love Carnival at Fano. This is my sixth time I've come to Carnival. Ad aprire la domenica è stata la partenza della moto mascherata, che ha portato circa 150 bikers in costume, e la gara ciclistica amatoriale. A seguito sono stati i cortei del Carnevale dei Bambini, ai quali per la seconda sfilata si sono aggiunti anche i piccoli dell'Olimpia Ginnastica Cucurano e Casa Penelope. A fare da cornice alle sfilate invece le colorate tribune che hanno organizzato coinvolgenti coreografie. A vincere un weekend per 15 persone sono stati i San Anton de Fan. A Il Moulin Rouge è andato il secondo premio in palio, e quindi 15 ingresso omaggio ai Costa Parchi, mentre ai ballerini di Tabù 15 cene al ristorante La Quercia. Partecipata anche la lotteria del Carnevale, cui i biglietti vincenti sono stati estratti dal palco di Piazza 20 Settembre dopo il concerto dei Lesto Funk. L'estrazione finale invece si terrà durante la cerimonia conclusiva della kermesse, prevista per domani, martedì grasso, con il tradizionale rogo del pupo.